Che voleva Ciccio? È nei guai con la Parigina. Certo che ne sta passando, mischino. Dice che adesso la vuole portare da Don Vito. Quello della farmacia notturna. Speriamo che gliela tenga, altrimenti... Ben gli sta, così impara a fare lo stravagante. Lo sai che la voleva Giuseppino Arena per una notte? E che ci deve fare Giuseppino, quello è agonizzante. Giovanni, ma tu la Parigina l'hai vista? Io no. Bellissima. Ah, ma allora tu l'hai vista? Io no. Ma me l'hanno detto. Signor Peter, buonanotte. Ciao, buonanotte. Per quello che è successo lunedì. Ma cosa è successo lunedì, Diana? Lunedì? Sì, cosa voleva dire Jeffrey? Ah, niente, una sciocchezza. Sai, abbiamo litigato. Ci siamo messi a discutere delle vacanze e io ho detto che l'albergo era uno schifo. Beh, sai come vanno a finire queste cose? Da una sciocchezza qualsiasi si fa una tragedia. Tu non hai parlato con nessuno, vero, di questa telefonata? No. Nemmeno con Paul? No, Diana, sta tranquilla. Facciamo come ha detto Jeffrey. Non parliamone con nessuno per il momento. D'accordo, cara. Sai quello che vuoi. Togli i calzari dai piedi.
perché il luogo che calpesti è suolo sacro. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, anche il Dio di Mosè. Ho visto le afflizioni del mio popolo che è in Egitto. Ho udito il loro pianto, conosco le loro pene. E sono sceso a liberarli e a portarli fuori da quella terra. Perché vengano a darvi una mano. Tutti lavorano insieme, felici, senza sosta. È un momento di gioia per il dono che Dio ha fatto gratuitamente. Ma un giorno il Signore vi chiederà conto del dono che vi ha fatto. Preparate.